Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa prima puntata di una nuova serie su Crysis 3. Molti di voi l'hanno richiesto, quindi here we go. Non so cosa aspettarmi da questo titolo, onestamente, è la prima volta che lo apro. Ho soltanto smanettato un po' con le opzioni per i volumi dei dialoghi e cazzate varie, giusto per regolarlo meglio poi in post-produzione. Abbiamo le cose della grafica, mi ha messo su elevata, che va bene, io ho una 580, pensavo di andare un po' più in basso, però ci sta, dai. Proviamo a giocare la campagna, creiamo una nuova. Allora, qua c'è un problema, perché a soldato si possono fare molte più cose, nel senso, ho visto un po' di video recensioni che dicono che a veterano è un po', cioè devi per forza giocare stealth, se no ti massacrano. Mentre a livello soldato sei molto più tranquillo, tra virgolette, quindi il gioco è molto più facile. Cioè c'è proprio un divario tra soldato e veterano. Io andrò con veterano. Facciamo il tutorial e facciamo il tutorial, dai. Preparazione dati missione. Preparazione, dati missione. Questa è la mia voce da computer fatto. Mappatura dati. Ricostruzione coordinate mappa. Inizializzazione HUD o HUD. Ripristino schermo. Yay. Inizializzazione conclusa. Dai su, premiamo invio. A causa dei deficit visivi e uditivi dell'utente, questa simulazione d'addestramento per la nanotuta deve essere avviata solo in modalità addestramento ed effettuata all'interno di una culla di mantenimento per nanotuta. Benvenuto nell'ambiente simulativo d'addestramento per la nanotuta. Ceo! L'addestramento è diviso in sezioni. Sì? È possibile accedere singolarmente a ciascuna sezione. Ma io volevo sparare. Qui imparerai il controllo di navigazione della nanotuta. Ho capito. Allora, termina il tutorial. Ciao. A posto. 23 anni fa, i CEF invasero il nostro mondo. Riuscimmo a fermarli. Io li fermai. Ma la Cell Corporation approfittò del vuoto di potere e diventò sempre più grande e influente, finché non arrivò a prendere il controllo del mondo intero. I Cell colsero tutti di sorpresa. Anche me. Wow. Mi chiamano Prophet. E sono l'unico che sa cosa sta per succedere. I Cell non sono la vera minaccia per il nostro mondo. L'alieno più potente, il Chef Alpha, è ancora vivo. Mi ha fatto intravedere il futuro. Ma Prophet non si era sparato nel secondo? Fuck this shit, man. Beh, nel futuro i pullman voleranno nello spazio. Sounds good. Io ho sempre Sa voluto un pullman. cosa mi guida? In cosa credo? Che essere un buon soldato si riduce a una cosa sola. A una sola domanda. Cosa sei pronto a sacrificare? Ricordatemi. Ah, ok, allora si è sparato. Quando vennero da me con la nanotuta, sacrificai Lawrence Barnes, l'uomo che ero, per diventare Prophet. Forse la migliore macchina da guerra tattica che sia mai esistita. Quando la mia carne e il mio sangue divennero un ostacolo, sacrificai anche loro. Li sostituii come un pezzo di ricambio. La vittoria ha un prezzo. Le Il chiavi della prezzo macchina. aumenta ogni volta. Io ho intravisto il futuro. E io non potevo impedirlo in nessun modo.
quando la macchina da guerra più potente fallisce, che cosa facciamo? Cosa devo fare io? Oh yeah! Tocchiamoci le palle. Questa è la mia risposta alla domanda di Prophet. Oh fuck. Bene. Che cazzo? Che figata. Ok. Ho appena notato di non ricordarmi nulla di Crysis 2. Nulla. Ditemi che c'è Cino. Se c'è Cino io sono contento. Oh fuck! L'hai fatto incazzare, te l'ho detto io. Ottimo. Alzo il volume dei dialoghi perché sono un po' bassi nelle mie cuffie, quindi non vorrei che voi perdeste qualcosa. Comunque li hanno spogliati, probabilmente anche sodomizzati, e adesso l'unico con la tuta sono io. Tieni, prendi questa. Oh sì, una pistola, grazie, avete dei fucili enormi. Fermi tutti. Audio, volume di dialoghi un po' più alto. Yes, a 90. Sta giù. Come sta giù? Va bene. Bandit, diversivo. Prophet, andiamo. Ah, sono Prophet. No, non sono Prophet. Qui Romeo 1, inizializzazione sul riscaldamento, passo. Ricevuto Romeo 1. Andiamo Romeo. Nel dom sta scoppiando una guerra. Andiamo. Il chef Alpha. No. Ricordi quei tizi che ti hanno scaricato addosso i K-Volt? I tizi che ti hanno mantenuto in stasi per chissà quanti anni? I tizi che mi hanno strappato la nanotuta dalla carne? I tizi che stavano per fare lo stesso a te? I Cell? Quei tizi! Ok. Questa è l'invisibilità, questa è la cosa, ok, perfetto. Info scaricate! Attenzione! Sbarco nanotuta in corso. Tutto il personale non richiesto deve abbandonare l'area. IA del sistema di sicurezza Cell. Non ha capito che non c'è più la nanotuta. Dove cazzo stiamo andando? Perché mi stai facendo fare così tante scale? Romeo. Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Dove mi porti? Sul balcone? Oh, ok, che figata l'acqua sulla visiera. C'era anche nel secondo, lo so. Forse anche nel primo. Nessuno. Ok. Silenziatore. Quindi X. E gli montiamo il silenziatore. E poi gli montiamo anche il mirino laser. Yeah. Ne. Perfetto. Nice.
Stiamo entrando dalla porta principale. GG. Dobbiamo puntare sull'effetto sorpresa. Bel piano. È abbastanza folle da fare una cosa del genere. Bel piano. Infiltrati nel Liberty Dome. Facciamo piano. Hanno le squadre di intervento rapido pronte. Cosa succede qui? Occultamento attivo. Whoops. Guardatemi le spalle. Che c'è laggiù? Non è andata molto bene, eh. Ho visto qualcosa. Occultamento attivo. Non è andata un granché bene, sappilo. Attenzione. Tutto arancione. Addirittura. Yeah. Sparagli in testa proprio. Che cazzo? Ha fatto un saltone. Facciamo ricaricare l'energia. Ricarichiamo la pistola. Ok. E occultiamoci. C'è qualcun altro qua? Non che io veda. Posso afferrare quello, ma non ho voglia. Ora. Dove andare? Questo potrebbe essere un problema. C'è gente qua che mi potrebbe vedere. Ascoltate. Ok. Ah! Ok, raccogliamo il feline. Ciao. Ok, cos'è? Oddio, ho usato. Aia, la porta. Niente. Attenzione. Sono previsti blackout in seguito ai danni della tempesta alla rete energetica. Ah sì? Whoop. Buongiorno. Ma non dovevo andare qua. No. Ok. Quindi giù di qua. Romeo 1, ci spostiamo sull'obiettivo, passo. Perché Romeo? Perché? Io voglio chiedere perché Romeo? Oddio. Che succede? Un po' troppo rumoroso. È molto meglio questo. Ah. Oddio, un arco. Sì, sarai una macchina di morte silenziosa e invisibile. Questa è roba seria. Nice. Piace? No. Non hai sentito. L'arco è connesso alla tuta con laser al carbonio. Ha tanta energia cinetica da battere un rinoceronte. Con le punte intercambiabili puoi lanciare una carica esplosiva su qualsiasi bersaglio. E soprattutto resti occultato. Ora ti piace. Va già meglio. Bene, muoviamoci adesso. Sono diventato Hawkeye praticamente. Andiamo. Ok. Silenziosa e letale come una farfalla. Romeo 1, abbiamo raggiunto Foxtrot 4, esplosione pronta, passo. Ah sì? Oddio, quest'arco. Scusa, eh. Oddio. Allora, esplosive. Altre esplosive. Elettrificanti, frecce normali. Libraggio, quindi quanto tiri forte. Va bene. Usiamo. Ma perché? Porta. Sei più forte di me. Allarme giallo. La velocità del vento supera i limiti di operatività lungo le mura ovest del dome. Molto bene. Ottimo. GG a me. Questo arco mi piace. Che cos'è? Dove? Cosa? Do un'occhiata, copritemi. Ah, va bene. Cosa? Perché mi spari? Non ho fatto niente. Oddio, recupero le frecce. Che figata, è come Far Cry. Bloccatelo! Ciao. Ancora che spari. Boom, ciao.
non è il massimo? Sì, è divertente. Devo ammettere che è estremamente divertente. Non puoi nasconderti per sempre, Prophet. Ti troveremo. No. Però per un buon periodo di tempo. Oh fuck. Tienilo fermo. Retiri. Sì. Ok. Freccia. Nice. E riprendo anche questa, già che ci sono. Grazie. E me ne vado qua dietro. Giusto per decloukizzarmi un attimo e ricloukizzarmi. Troviamolo. Sicuro? Beh, in effetti sei molto vicino per come ti sento io. Però potrebbe essere la radio o il fatto che c'ho il volume a 90. Vuoi giocare a nascondino? Fatti vedere. Ciao. Giochiamo? Grazie. Cosa succede qui? Nulla. Ci spostiamo dietro. Ah, posso scaricare l'armo. No, non ti sposta. Armi pronte. Wow. Ok. Nel ginocchio. Beh, io ero uno dei cell, ma poi ho preso una freccia nel ginocchio. Funziona. Mirerò solo alle ginocchia d'ora in poi. Solo e unicamente alle ginocchia. Va bene, suppongo di essere più o meno arrivato. Salgo un po' di qua, vado a controllare un po' in questa zona qui. C'è roba interessante? Potrebbe esserci. Oh no. Quindi muoviamoci così. E desclocchizziamoci, sì. Posso afferrare una sedia. Posso recuperare questi dati qua. Yes. Grazie. Tanto sarà l'unica cosa, i dati che recupererò durante questo gioco, perché già mi conosco, quindi apprezzate. Fuck! Romeo 1, Romeo 2, sul riscaldamento completato, passo. Ottimo. Però siamo chiusi qua dentro. Dove cazzo? Ah, ok. Hai aperto tu. Attenzione, violazione del settore. Romeo 1! Oh fuck! Romeo 2! Ah! Stanno per... Del Dom! Non lo sarò immaginato. Dov'è il tizio? Vabbè. Scarichiamo l'arco. Dobbiamo sbrigarci. Avanti. Allora, viola i bersagli con il visore. Bersaglio. No. B. Violalo. Quindi tac. Tac. Ok, violato. Nice. Questo minigioco mi farà impazzire. Ci stiamo infilando. Siamo nel cuore della cell. Vorresti saperlo. Ehi, chef. Piantala coi chef. Gli alieni sono andati. Dovresti saperlo ormai. Non sono andati gli alieni. Su. Dai, non, se no non sarebbero facendo un Crysis 3. Non è difficile. Di qua. Quindi posso hackerare a distanza le cose. Sono tipo la persona più felice del mondo. Allora. Cell. Yeah. Ehi, vuoi una tuta cell? Prendi una tuta cell. Niente. Va bene. Munizioni. Avanti, Psycho. Muoviamoci. Fatti vedere in faccia. Oh fuck. Mi hai strappato dalla mia tuta. Ora fatti vedere in faccia. Psycho, andiamo. Vediamo un po' come posso modificare questo. Ti troverò, così. Cazzo. E così. Yes. Mi piace. Lo sai che quando ti strappano la tuta sei cosciente? Ah, sì? Molti sono morti urlando. Il loro cuore non ha retto il dolore. Oddio. Tristezza. Scusa, stavo giocando con l'arma, non stavo guardando. Beh, ma la tuta... Oh, cazzo. Avanti. Andiamo. Va bene. No, non voglio colpizzarmi. Io schiaccio E per aprire le cose.
Checkpoint